Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie. Amadeus si prepara a lanciare una nuova edizione della Corrida, in onda su 9 a partire dal 4 novembre 2024. Per evitare errori come quelli verificatisi con chissà chi, il conduttore ha in mente una novità di rilievo: l'introduzione di un personaggio famoso diverso per ogni puntata, che svolgerà il ruolo di capo popolo, simile a quanto avviene in Tu sì que vales. Il primo nome in lista per questo ruolo è Fiorello, amico di lunga data di Amadeus e persona ideale per dare impulso alla nuova edizione fin dal primo episodio. Amadeus, dopo il successo di Chissà chi e Suzuki Music Party, si appresta a condurre anche la Corrida, con alcune novità interessanti. Il pubblico in studio continuerà a decidere il vincitore di ogni puntata, ma per la prima volta un personaggio famoso avrà il potere di salvare un concorrente e farlo accedere alla finale. Inoltre, l'idea di Amadeus di invitare un personaggio diverso per ogni puntata contribuirà a rendere il programma più leggero e divertente. Al momento si sta cercando attivamente comici e volti televisivi adatti al ruolo di capopopolo. Fiorello è il primo nome sulla lista, ma sembra restio a tornare in televisione. Tuttavia, una richiesta di aiuto da parte di Amadeus potrebbe convincerlo a fare un'eccezione. Un altro nome che potrebbe essere preso in considerazione è quello di Luciana Littizzetto, già sotto contratto con Discovery, ma potenzialmente disponibile per un ruolo nella nuova edizione della Corrida. Resta da vedere chi accetterà l'invito e quali altre novità saranno introdotte nel programma. L'appuntamento è fissato per il 4 novembre, quando finalmente scopriremo chi sarà il primo capo popolo ad affiancare.